Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nello scorso fine settimana ho compiuto un viaggio in Irlanda per prendere parte all'incontro mondiale delle famiglie. Sicuro che voi l'avete visto tranne la televisione. La mia presenza voleva soprattutto confermare le famiglie cristiane nella loro vocazione e missione. Le migliaia di famiglie, sposi, nonne, figli, convenuti a Dublino, con tutta la varietà delle loro lingue, culture ed esperienze, sono stato segno eloquente della bellezza del sogno di Dio per l'intera famiglia umana. E noi lo sappiamo, il sogno di Dio è l'unità, l'armonia e la pace nelle famiglie e nel mondo, frutto della fedeltà, frutto del perdono, della riconciliazione che Lui ci ha donato in Cristo. Egli chiama le famiglie a partecipare a questo sogno e a fare del mondo una casa dove nessuno sia solo, nessuno sia non voluto, nessuno sia escluso. Pensate questo bene. Quello che Dio vuole è che nessuno sia solo, nessuno sia non voluto, nessuno sia escluso. Perciò era molto appropriato il tema di questo incontro mondiale. Si chiamava così: il Vangelo della famiglia, gioia per il mondo. Sono grato al Presidente dell'Irlanda, al Primo Ministro, alle diverse autorità governative, civili e religiose e alle tante persone di ogni livello che hanno aiutato a preparare e realizzare l'evento dell'incontro. E grazie tante ai Vescovi che hanno lavorato tanto. Rivolgendomi all'autorità del Castello di Dublino, ho ribadito che la Chiesa è famiglia di famiglie e che come un corpo sostiene queste sue cellule nel loro indispensabile ruolo per lo sviluppo di una società fraterna e solidale. Veri e propri punti luci di questa giornata sono state le testimonianze di amore coniugale date da coppie di ogni età. Le loro storie ci hanno ricordato che l'amore del matrimonio è uno speciale dono di Dio da coltivare ogni giorno nella chiesa domestica che è la famiglia. Quanto ha bisogno il mondo di una rivoluzione di amore, di una rivoluzione di tenerezza che ci salvi dell'attuale cultura del provvisorio. E questa rivoluzione comincia nel cuore della famiglia. Nella Procattedrale di Dublino ho incontrato coniugi impegnati nella Chiesa e tante coppie di giovani sposi e molti bambini piccoli. Ho incontrato poi alcune famiglie che affrontano particolari sfide e difficoltà grazie ai frati cappuccini che sempre sono vicini al popolo e alla più ampia famiglia ecclesiale sperimentano la solidarietà e il sostegno che sono frutto della carità. Momento culminante della mia visita è stata la grande festa con le famiglie sabato sera nello stadio di Dublino, seguita domenica alla messa del Phoenix Park. Nella veglia abbiamo ascoltato testimonianze molto toccante di famiglie che hanno sofferto per le guerre, famiglie rinnovate dal perdono,
famiglie che l'amore ha salvato dalla spirale delle dipendenze, famiglie che hanno imparato a usare bene telefonini e tablet e a dare priorità al tempo spesso insieme. E sono risaltati il valore della comunicazione tra generazioni e il ruolo specifico che spetta ai nonni nel consolidare i legami familiari e trasmettere il tesoro della fede. Oggi è duro dirlo, no? Ma sembra che i nonni disturbano. E in questa cultura dello scarto i nonni si scartano, si allontanano. I nonni sono la saggezza, sono la memoria di un popolo, la memoria delle famiglie. E i nonni devono trasmettere questa memoria ai nipotini, i giovani, i bambini. Devono parlare con i nonni per portare avanti la storia. Per favore, non scartare i nonni, che siano vicini ai vostri figli, ai nipotini. Nella mattina di domenica ho fatto il pellegrinaggio al santuario Mariano di Knock, tanto caro al popolo irlandese. Lì, nella cappella costruita sul luogo di un'apparizione della Vergine, ho affidato alla sua protezione materna tutte le famiglie, in particolare quelle dell'Irlanda. E sebbene il mio viaggio non comprendesse una visita in Irlanda del Nord, ho rivolto un saluto cordiale al suo popolo e ho incoraggiato il processo di riconciliazione, pacificazione, amicizia e cooperazione ecumenica. Questa mia visita in Irlanda, oltre alla grande gioia, doveva anche farsi carico del dolore e dell'amarezza per le sofferenze causate in quel paese da varie forme di abusi, anche da parte di membri della Chiesa, e del fatto che le autorità ecclesiastiche in passato non sempre abbiano saputo affrontare in maniera adeguata questi crimini. Un segno profondo ha lasciato l'incontro con alcuni sopravvissuti, erano 8, e a più riprese ho chiesto perdono al Signore per questi peccati, per lo scandalo e il senso di tradimento procurato. I vescovi irlandesi hanno intrapreso un serio percorso di purificazione e riconciliazione con coloro che hanno sofferto abusi e con l'aiuto delle autorità nazionali hanno stabilito una serie di norme severe per garantire la sicurezza dei giovani. E poi, nel mio incontro con i vescovi, li ho incoraggiati nel loro sforzo per rimediare ai fallimenti del passato con onestà e coraggio, confidando nelle promesse del Signore e contando sulla profonda fede del popolo irlandese per inaugurare una stagione di rinnovamento della Chiesa in Irlanda. In Irlanda c'è la fede. C'è gente di fede, una fede con grandi radici. Ma sapete una cosa? Che ci sono poche vocazioni al sacerdozio. Come mai questa fede non riesce? Per questi problemi, gli scandali, tante cose. Dobbiamo pregare perché il Signore invie santi sacerdoti in Irlanda, invie nuove vocazioni. Lo faremo insieme
pregando un'Ave Maria alla Madonna di Knock. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, inviaci sacerdoti santi. Cari fratelli e sorelle, l'incontro mondiale delle famiglie a Dublino è stata un'esperienza profetica, confortante, di tante famiglie impegnate nella via evangelica del matrimonio e della via familiare. Famiglie e discepole e missionarie, fermento di bontà, santità, giustizia e pace. Noi dimentichiamo tante famiglie, tante, che portano avanti la sua famiglia, i figli, con fedeltà e anche chiedendosi perdono quando ci sono dei problemi. Dimentichiamo perché oggi è moda sulle riviste, sui giornali parlare: ah, questo si è divorziato di questa, quello di quello, quello delle separazioni. Ma per favore, questo è una cosa brutta. È vero, io rispetto ognuno, dobbiamo rispettare la gente, ma l'ideale non è il divorzio, l'ideale non è la separazione, non è la distruzione della famiglia, l'ideale è la famiglia unita, così avanti, ese è l'ideale. Il prossimo incontro delle famiglie si terrà qui a Roma nel 2021. Preparatevi, Affidiamole tutte alla protezione della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, perché nelle loro case, parrocchie e comunità possano essere veramente gioia per il mondo. Grazie.